Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal comunale di Marina di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, siamo sulla costa ionica. Il risultato del primo tempo: Motta 0, Merito 2, 18° Ielo e 41° Zaccone. L'arbitro è il signor Marco Grimaldi della sezione di Reggio Calabria. Le formazioni del primo tempo: Motta, Curatola, Candido, Cirurzo, Giuseppe, Ciglione, Falduto, Cotroneo, Angileri, Gatto, Callea, Buffon e Polimeno. A disposizione del mister Michele Cotroneo, Dato, Lionte, Violante, Chilà e Bevilacqua. Merito, Barilla, Ida, Trapani, Politano, Calabro, Tripodi, Verducci, classe 85, Ali, Zaccone, Candido, Ielo. A disposizione del mister Tripodi, Ciglione, Latella, Poca, Verducci, classe 90 e Scrivo. Deve sbrogliare quella matassa con abilità in questa circostanza. Barilla, Verducci, vince un bel duello. C'è un intervento falloso, finiscono a terra i due giocatori, uno per parte. Si trattava di Ali. Cilurzo ci è sembrato, no, si tratta di Candido. Un minuto nel primo tempo, nel secondo tempo, pardon, sempre 2-0 per il Merito. Punizione per il Motta. In precario equilibrio era finito a terra Trapani. Questi è Candido, cerca di andarsene. Gatto si smarca e riceve Angileri e conquista un calcio d'angolo. Motta che si presenta nel secondo tempo con un approccio aggressivo alla ricerca del gol del 2-1 per riaprire il match. Trappola di uomini in aria, parte il cross, si salva di pugno Barilla. Rimessa laterale già battuta. Secondo angolo a parere dell'arbitro. Grappolo in aria, parte il cross. Un colpo di tacco da parte di Capitan Ciccio Candido. Francesco Candido, popolarmente inteso Ciccio, giocatore di classe cristallina, che gli ha consentito di scalare le vette rapidamente. Seconda categoria, prima categoria, promozione, eccellenza, Serie D. Poi a quel punto, come tutti sanno, serve l'aiutino della Dea Bendata per andare nella Serie C, che non c'è stato. Verducci,
non si chiude il triangolo, verrà lì, rimessa laterale per il Melito. Difesa molto solida quella del Melito. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non crollò perché era fondata sopra la roccia. Subisce fallo Ida, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Marco Grimaldi della sezione di Reggio Calabria, a favore della formazione ospite, il solito Politano cerca di mettere in movimento Ali sul settore di destra, intuisce tutto Cilurzo, subisce fallo Trapani. Con questo lancio in avanti per Candido. Candido si muove bene negli spazi, circondato da quattro avversari, uno dei quali commette fallo. E induce l'arbitro a concedere una punizione sulla linea di battuta. Oltre a Candido c'è anche Zaccone, autore del secondo gol. Calcio piazzato elaborato. Deve uscire come un kamikaze. Curatola. Sui piedi di Tripodi, lanciato a rete. Ielo. Candido. Pericolo. Deve uscire il portiere, si salva. Melito vicino al terzo gol, il portiere Curatola è uno dei protagonisti di questa partita fino a questo momento. Punizione per il Motta, già battuta. Buona. Si era presentato in bello stile ed eleganza in slalom lo sgusciante Candido solo davanti al portiere. Il tiro è stato ribattuto. Terzo calcio d'angolo per il Motta. Palla fuori aria, Zaccone, spazza Cilurzo, questi è Politano, Verducci, si libera di 3-4 avversari, Candido viene atterrato. E c'è l'ennesima punizione sempre a favore del Melito. Trapani per Ielo. Carpisce un buon pallone a lì. C'è
invece un calcio piazzato per il merito, il solito Jelo. 9 minuti nella ripresa, Motta 0, Melito 2, 18esimo Jelo, 41esimo Zaccone, 2 gol su azioni manovrate, Melito in attacco, grappolo di uomini in area, parte il tiro cross e deve uscire il portiere sui piedi di Calabro. E Tripodi, difensore con licenza di segnare nella porta avversaria, ovviamente. Palla per Callea, ma domestica un pallone difficile, perde palla Candido. Questi è Angileri, col suo sinistro cerca di mettere in movimento Callea, anticipato da Ida. Punizione per il merito. Questo è il momento del pit stop. Movimenti sulle panchine, c'è il cambio gomme, Firestone, Dunlop, Pirelli. E perfino Kleber. Esce laterale a sostegno Cilione nel suo posto, viene preso da Bevilacqua. Undicesimo della ripresa, attacca il merito, viene fermato Zaccone, si rifugia in fallo laterale Politano. Gamba tesa, rilevata dall'arbitro all'altezza della linea centrale del campo. Dodicesimo della ripresa, sempre 2-0. Punizione che va ripetuta. Zaccone dialoga con Ali, cerca di andarsene Ida. Al momento di entrare in area finisce gamba all'aria. Invocavano la concessione di un calcio di rigore quelle della panchina. Non è dello stesso avviso l'arbitro, il signor Grimaldi, che fino a questo momento ha diretto in maniera impeccabile. Questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità. 12:40, Motta 0, Merito 2, tutto nel primo tempo, 18esimo Jelo, 41esimo Zaccone. Calma, calma.
si rifugia in fallo laterale Cilurzo. Pericolo, si salva Barilla, invocavano la concessione di un calcio di rigore quelli del Motta, e c'è addirittura un cartellino rosso. C'è un cartellino rosso, ma non siamo riusciti a distinguere il numero coperto dal giaccone. Questa espulsione al 15° della ripresa, con le squadre sul 2-0 a favore del Melito. Affiorano i nervi. Non aggancia per niente Gatto, solo davanti al portiere, grossa occasione per il Motta che ha sfiorato. Intervento ritenuto falloso, quello di Elo. E calcio piazzato per il Motta. Mezza punta, palla che spiava in area, svetta Calabro, insegue senza successo Candido, e allora Candido cerca di mettere in movimento i propri compagni, mette in fallo laterale Gatto. Si incarica Trapani, il lancio in avanti di Tripodi, intercetta Candido, rimessa laterale già battuta. Callea gioca su tutti i palloni, ma l'attaccante ha bisogno di essere foraggiato continuamente per poter tentare la via del gol, cosa che non è avvenuta in questa partita. Si distende il Melito con questo lancio in avanti di Ielo, intercettato dalla difesa avversaria. Trapani, Politano, ancora Politano, Trapani con questo lancio in avanti, un tiro cross. Non ci sono problemi per Curatola, che di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Un colpo di testa mancato da parte di Calabro e c'è una punizione per il Motta.
all'altezza della tre quarti campo, siamo intorno ai 30 metri, 25 metri, in posizione centrale. Sulla linea di battuta c'è Buffon, accanto a sé il compagno di squadra Gatto, in zona operazione anche Cotroneo. 19-20, Motta 0, Merito 2. Pitta barriera davanti a Barilla. Parte il tiro ribattuto dalla barriera, Buffon con il destro che non è il suo piede. Bel tiro diretto nell'angolino quello di Gatto, si distende in orizzontale, si direbbe si scata fascia in orizzontale Barilla. Riesce a tenere il pallone in campo Candido, se ne va, circondato da 3-4 avversari che lo atterrano. E l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato, mentre si vanno addensando minacciosamente le nuvolaglie della tramontana. Il rischio della pioggia è tutt'altro che calcolato, ma pur sempre possibile. Avvicendamenti intanto sulla panchina, è entrato in questo momento sul terreno di gioco Pantroncini Bianchi con il numero 13, se non andiamo errati, Dato. Punizione già battuta, si salva il portiere, manda in palo laterale a Candido. 22 i minuti nella ripresa, Motta 0, Merito 2. 18esimo Ielo, 41esimo Zaccone. Pulitano lanciato a rete, viene fermato in extremis da Falduto che spedisce il pallone in calcio d'angolo. Grappolo di uomini in area, parte il tiro, si salva il portiere. Grande gioco di Politano, gioco di gambe. Aveva fatto una bella azione pregevole ancora Politano. Punizione per il Merito, lascia Candido a Zaccone, ritorna sui suoi passi Candido. 23-25 nella ripresa, 2-0 per il Merito, 18esimo Ielo, 41esimo Zaccone, tutto nel primo tempo. Thank you.
palla che spiove dalle parti di Trapani, che poi si salva in fallo laterale. Callea cerca di mettere in difficoltà la difesa meritese, il nuovo entrato Dato. Callea, e arriva con un attimo in ritardo Buffon, grossa occasione per il Motta che ha sfiorato la marcatura. Il cross di Callea non ha trovato compagni pronti a ribadire in rete. Aveva ingranato il turbo Zaccone, autore del secondo gol. Zaccone cerca di andarsene, si libera di un paio di avversari, non del terzo che è Codroneo, che gli soffia il pallone, lo spedisce oltre la linea di fondo, cerca di recuperare Trapani. Buffon, Polimeno, sta giocando bene il Motta nel secondo tempo, ha avuto due palle gol. Usufruisce ora dell'ennesimo calcio d'angolo. Rimesse laterali, punizioni, calci d'angoli, tiri, occasioni da rete. Il Motta c'è. Dato. Un Motta più brillante, è andato al tiro Bevilacqua, subentrato nella ripresa insieme a Dato a pressare. Il forcing ha prodotto delle grosse occasioni davanti a Barilla. Palla che spiove oltre la linea centrale del campo. Ielo cerca di mettere in movimento Zaccone, finta da parte di Candido per Zaccone solo davanti al portiere, tiro e la palla finisce oltre la linea di fondo. Grossa occasione per il Merito che in contropiede ha avuto la palla del 3-0. Tutto questo al 27:30 nella ripresa, con le squadre sul risultato di 0-2, 18esimo Ielo, 41esimo Zaccone, tutto nel primo tempo. Palla in fallo laterale, si aiuta come può Ielo, e cioè in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Si diceva del Motta una squadra viva e vegeta, una squadra palpitante che tenta di rientrare in partita. Urlo tarzanino da parte di Barilla a Branca, muove di qualche passo, osserva il piazzamento dei compagni e quindi scarica il suo destro oltre la linea centrale del campo. Non riesce a lì a tenere in campo quel pallone.
possesso di palla Candido. Spazza. Avanza Cilurto. Ancora Cilurto. Fa buona guardia. La difesa. Non è facile, niente è facile. Niente è facile, vado in due, vado in due. Vado in tutti. Punizione per il merito. Trentesimo della ripresa, 2-0 per il merito. Diciottesimo Iero, 41esimo Zaccone, ma nel secondo tempo ha giocato meglio il Motta, che ha sfiorato la marcatura in almeno un paio di occasioni. Ha pure invocato la concessione di un calcio di rigore. Intanto c'è una sostituzione nelle file del Melito, esce con il numero 7 Verducci e fa il suo ingresso sul terreno di gioco con il numero 15 Roberto Latella. Numero 13, pardon. Prima sostituzione nelle file del Melito. È uscito Verducci, classe 85, autore di una maiuscola prestazione. Spazza. Tripodi. È andato al tiro nato e il Motta usufruisce del sesto calcio d'angolo. Grappoli uomini in area, sta per partire il cross, si incarica Dato. Palla che spiove. E il Motta ha avuto la palla del gol per riaprire il match. Golletto che non è arrivato, ci vogliono i cani di Sant'Uberto, cani molecolari, il metal detector o il rabdomante per trovare questo golletto che tarda ad arrivare. Trapani, Zaccone cerca di andarsene, viene toccato sotto gli occhi dell'arbitro. Si innervosiscono i giocatori ospiti, pardon, di casa, si fa per dire, siamo sul neutro di Marina di San Lorenzo. Per la squalifica del campo decretata dal giudice sportivo della Lega Calabrese. Mandalo Mottaffa. Tiro cross. Anticipa tutti Curatola. Anche Politano che si era presentato da solo davanti al portiere. E ci mette una pezza
il portiere, merito vicino al gol con Roberto Radella. Parte il tiro cross, Radella ha solo sfiorato, ma in pochi secondi ha avuto due palle gol Roberto Radella, figlio d'arte, figlio di quel Peppe Radella, inteso martello tra virgolette, popolarmente inteso martello. Protagonista di tante stagioni nelle file di varie squadre del circondario, per tanti anni anche assessore al Comune di Melito, ma questo non c'entra col pallone. Trentacinquesimo, sempre 2-0 per il Melito, punizione per la squadra ospite. Non si rassegna la formazione del Motta. A perdere questa partita. In effetti ha disputato un grosso match. E ha avuto pure una serie di palle gol nel primo tempo e anche, soprattutto nella ripresa, dove ha giocato sicuramente meglio del Melito. Supremazia territoriale che non è stata concretizzata in alcuna marcatura. Buffon col suo sinistro, ancora lui, c'è un cross di Bevilacqua, Tripodi e Calabro fanno buona guardia. Dato Ivan, tocca le sei palloni, mettili a terra e fuori controllo, deve perdere tempo, 5 minuti in mano. Mancini, spazza in fallo laterale Angelino Ida, punizione per il Motta che di calci piazzati ne ha avuti nel primo tempo, soprattutto nel secondo, calci piazzati, rimesse laterali, calci d'angolo e qualche tiro anche abbastanza insidioso come il raso terra sul quale si è scatafasciato in orizzontale Barilla e ha salvato Capre e Cavoli, perché il Motta è alla ricerca del gol del 2-1 per riaprire il match. Lancialo, c'è un lancio per Ali, finta di Ali, non abbocca il difensore, poi viene arpionato Ali proprio nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Sulla linea di battuta si porta immediatamente Peppe Politano, anche lui figlio d'arte di quel Beniamino, giocatore, capitano, allenatore su diverse, per diverse squadre. Parte il tiro cross, era terminato in fuorigioco Roberto Radella, aveva tentato l'incornata, non è nuova impresa del genere. Intanto c'è una sostituzione, nuova sostituzione nelle file del Motta, esce Callea che viene sostituito da Chila, pardon, Violante. Terza e ultima sostituzione possibile, quindi Dato, Violante e Bevilacqua dentro,
proprio il nuovo entrato Violante cerca di mettere in movimento i propri attaccanti. Questi è Angileri, Dato si libera in bello stile di 2-3 avversari, non del quarto che è Tripodi, che gli soffia il pallone. Tiro Sbilenco, preda della difesa. Questo è Politano, punizione già battuta. Fa buona guardia Ciccio Candido. Politano, Latella, Ali, cross sotto porta, sbroglia Cilurzo, rimessa laterale già battuta, Latella, Ivan Ielo, guadagna una rimessa laterale, contestano quelle del Motta. Hanno fatto quello che hanno potuto nel primo tempo, ma anche nel secondo tempo, ormai siamo agli sgoccioli, quarantesimo. Ci sono ancora 5 minuti di gioco più recupero per cercare di rientrare in partita. Non aggancia Candido, lascia Dato, ancora Cilurzo, salto sopra l'ultimo, pericolo e si sgranocchia il gol del 3-0. Ali favorito un rimpallo, si era presentato da solo davanti a Curato, la sua zampata è terminata alta sopra la trasversale, nulla di fatto, ma al 42esimo della ripresa il merito ha avuto la palla del 3-0. Palla che si impenna, Giaccone, Giaccone, Latella, Candido, Islalom porta il pallone a spasso, cerca di mettere in movimento Ivan, solo davanti al portiere, tiro, altra grossa occasione per il merito con Ivan Ielo. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file, questa volta del Melito, che manderà in campo, esce Giaccone ed entra Foca. Ormai siamo agli sgoccioli, si aspetta solo il triplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro, è tempo di tracciare bilanci. Thank you.
Il merito sta conducendo in porto una preziosa vittoria, meritata e legittima per quanto ci riguarda. Il Motta ha fatto quel che ha potuto, ha sprecato, ha dilapidato, ha sperperato una serie incredibile di occasioni, a parte le rimesse laterali, le punizioni e gli angoli. Ha trovato davanti a sé una squadra ben messa in campo da mister Tripodi, modulo tattico 4-4-2, che può diventare 4-3-1-2, 4-3-2-1. Candito, tiro, porta sguarnita e deve salvare Dato. Con Politano il merito ha avuto ancora un'altra occasione da rete. Nel secondo tempo le squadre sono molto lunghe e molto sbilanciate. Il Motta ha dato tutto quello che aveva nelle gambe, generosamente si è proiettato in avanti alla ricerca del gol del 2-1 che non è arrivato, un po' per demerito del Motta stesso, un po' per merito della difesa di acciaio inox 18-10 del merito. Ormai siamo al 46esimo della ripresa e il risultato arride ai colori biancazzurri. Ultimi scampoli, cerca di andarsene Ielo, viene fermato. Cilurzo, Ielo, il nuovo entrato Focà, solo davanti al portiere, cross, grande parata del portiere con la palla che è terminata in calcio d'angolo. ...47-30... Motta 0, merito 2, 18esimo Ielo, 41esimo Zaccone, tutto nel primo tempo. Nella ripresa il merito ha avuto anche 3-4 palle gol per difetto per arrotondare. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. E ringraziamo per la cortesia attenzione, la Nina torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Siamo a bordo campo con mister Michele Cotroneo, qui giriamo subito il microfono per un commento su questa partita. Niente, la partita penso l'avete vista, c'è stato il primo tempo che non siamo entrati proprio in campo, abbiamo subito due gol, tutti e due gol per errore nostro. Sicuramente il secondo tempo abbiamo fatto bene, perché ho visto il merito nella nostra area solamente al 41esimo, al 41esimo minuto, quindi niente, stiamo crescendo giorno dopo giorno e sicuramente anche quest'anno cercheremo di salvarci con le nostre dirette concorrenti.
Nella ripresa c'è stato il pressing del Motta che ha creato almeno 3-4 palle gol, quale parata dal portiere e quale mancata sotto porta. Sì, il secondo tempo siamo entrati con un 3-5-2, eravamo prima col 4-4-2, sono passati al 3-5-2, la squadra ha messo la grinta e ha dimostrato che se la può giocare con tutti, il Meto è sempre una grande squadra, ha fatto la sua partita, ma sono dell'opinione che abbiamo fatto tutto noi oggi. Quindi il risultato alla fine è giusto o no? Sì, per le occasioni create, voglio dire, il merito ha segnato e noi no, quindi alla fine è bravo chi segna. A parità di punti forse il pareggio era anche giusto, però la partita è finita 2-0, quindi complimenti a loro che sono stati più incisivi sotto porta, cosa che non siamo stati noi. Il Motta ha finito di scontare la sua giornata di squalifica, quindi ritornerà in casa contro? No, abbiamo un'altra giornata di squalifica contro il Regium, quindi ritorneremo in casa contro la Fortitudo, poi le partite che ritorneremo in casa cercheremo Motta di fare il nostro fortino, anche se noi andiamo e ci giochiamo con tutti, sia con la prima sia con l'ultima, sempre allo stesso modo. Prezioso successo del Merito fuori casa, sul campo neutro di Marina di San Lorenzo, ne parliamo con mister Domenico Tripodi, Mimmo per gli amici. Sì, ci eravamo lasciati con la promessa di poter fare un filotto di risultati e vabbè, due li abbiamo fatti, adesso tenteremo di continuare su questa scia. Ci voleva questa vittoria, peraltro fuori casa per modo di dire, perché a San Lorenzo, qua a Marina di San Lorenzo, è come se giochi in casa onestamente, no? Il Motta si è dimostrato la squadra che conoscevamo, lotta. Una squadra di lottatori, però si vede che un po' deficitaria, insomma, no? Noi di contro abbiamo fatto un grosso primo tempo, e sopportato anche dai gol, poi nel secondo abbiamo controllato, insomma, e la partita è andata lì, ci è andata come volevamo e come doveva finire. Quando il Merito ha tirato il remo in barca si è visto un po' di Motta. Sì, ma era normale che così fosse, perché voglio dire, noi abbiamo cercato di controllare la partita, anche avevamo alcuni diffidati, domenica è una partita importante contro la Bovese, ci teniamo tantissimo e quindi cercavamo di risparmiare un po', infatti poi abbiamo fatto qualche sostituzione proprio per tirare fuori i diffidati, quindi una partita che abbiamo vinto senza complicazione, senza ammonizione, quindi già questo è un punto a nostro favore. Con le squadre allungate e con il Motta alla ricerca del golletto per rientrare in partita, il Merito ha avuto ancora 3-4 palle gol. Sì, ma era normale che così fosse, perché insomma con attaccanti veloci come Zaccone e poi con Focà dopo, con Ali stesso, sono velocissimi, abbiamo avuto 4-5 occasioni belle, limpide per poter fare il terzo gol, però va bene così, i ragazzi hanno giocato, hanno dato il massimo in un campo nuovo per loro, in una giornata fredda, insomma è andato tutto per come avevamo previsto e per come avevamo programmato. Una difesa fondata su due colossi, Tripodi e Calabrò, e su due, soprattutto a centrocampo, altri due colossi che si chiamano Candido e Politano, anche se non è il caso di fare nomi. Sì, vabbè, oltre a questi qua io ti faccio presente che noi oggi... Un grande Verducci, per esempio. Come gli altri parlano, una squadra giovane, noi oggi in campo avevamo una media bassissima, avevamo, intanto giocavamo con 5 fuori quadri in campo, e tutti gli altri erano 93, 90, 92, quindi una squadra di giovanissimi, tranne qualche senatore tipo Candido, Politano che senatore non è, voglio dire, la maggior parte sono tutti ragazzini, quindi doppia soddisfazione e voglio dire, una squadra dove si può lavorare, in prospettiva, quindi siamo tutti contenti perché insomma... Con questi 6 punti la squadra si affaccia nei quartieri alti, nei medio-alti. Sì, guarda, noi a inizio campionato il nostro obiettivo era quello di puntare possibilmente ai playoff, poi le cose sono andate un po' non come speravamo, però adesso ci stiamo riprendendo, speriamo di continuare con questa serie di risultati e il nostro obiettivo è quello di arrivare nella griglia dei playoff, non siamo distanti, quindi cercheremo di lottare per raggiungere questo obiettivo. Il morale è giusto per affrontare la vice capolista?
Sì, il morale è giusto, anche perché finora noi ce la siamo giocata sempre con tutti, abbiamo giocato alla pari con tutti e quindi forse meritavamo qualcosa in più in questa classifica, però non ci lamentiamo e speriamo che in seguito vengano quei risultati che all'andata non sono venuti. 6 punti nelle ultime 2 partite, il Veneto ci crede per quanto riguarda la griglia dei play-off? Ma noi non abbiamo mai finito di crederci, perché avevamo già parlato nella intervista di domenica, noi abbiamo 11 partite come finali, ne abbiamo erano 12, ne abbiamo fatti 2, ne rimangono altre 10. Noi facciamo sempre il massimo, devo veramente lodare questi ragazzi che si stanno allenando con grande sacrificio, con grande intensità, perché vogliono sempre 3 punti. Oggi hanno fatto una bella gara in un campo a noi alcune volte non neanche un po' così, perché noi siamo abituati su quella artificiale, però giustamente a calcio si deve giocare dove, dappertutto, e questi ragazzi stanno dando l'anima e il cuore per innalzare la quota che giustamente che ingiustamente ci vedeva lì sotto, anche perché per partite giocate bene e poi finite un po' male, per tutti i riscontri che ci sono stati nelle ultime settimane. Però, ripeto, questi ragazzi sono da lodare, si stanno sacrificando, i mister stanno facendo il loro lavoro, stanno intensificando col mister Stilitano anche l'attività atletica per non limitare i danni sotto l'aspetto fisico. Abbiamo visto una bella squadra anche in forma che gioca a calcio finalmente, questo non è da dire che non giocava prima a calcio, però ultimamente i mister hanno dato una quadratura, speriamo che resista fino all'ultimo, perché meritiamo i posti alti della classifica.